Linea allo studio. Lasciamo i mercati, ma continuiamo comunque a parlare di economia, di politica economica. Giornata di audizioni al Senato sul decreto sblocca cantieri. Ad aprire gli interventi, Confindustria, che ha chiesto lo sblocco immediato di tutti i cantieri fermi, il completamento dei lavori sospesi e l'utilizzo delle risorse già stanziate. Per l'Associazione degli Industriali, l'impatto del decreto sul prodotto interno lordo sarà comunque limitato. Critici anche i sindacati, secondo cui il provvedimento del governo favorisce pratiche opache e discrezionali. Anche per gli artigiani della CNA il decreto non scioglie i nodi e si introducono modifiche di carattere peggiorativo.